mi diria che il futuro della lenga piemontesa è infinito, perché è una lenga che viene dal cuore, resterà sempre una pera, un fondamento per il Piemonte e per tutta l'Italia. Mi alieno, la fabbrica riapre, è stato il primo cartello che abbiamo messo, cioè la gente veniva perché pensava che si riaprisse l'attività. In realtà non era così ed è stato bellissimo vedere lo stupore dei loro occhi quando si andava nei luoghi dove loro lavoravano, vedevano le macchie per terra e dicevano che io ero qui che lavoravo. Questo luogo è stato un luogo che ha dato veramente tanta possibilità di riscatto a tutte le persone della valle. C'è ancora questo legame e c'è ancora voglia di riappropriarsi di questo luogo. Amici della Lana è un'associazione culturale nata nel 2014 in seguito all'incontro di più persone appassionate non solo della lana ma anche di arte, di fotografia, di spettacolo. Ci si è uniti per poter rilanciare l'idea della lana con uno scenario, quello di un vecchio lanificio, reinterpretato in chiave artistica. La fabbrica dei Botto è stata chiusa nel 1993 e negli anni successivi, circa 5 anni dopo, l'associazione Amici della Lana ha iniziato a valorizzare lo spazio dell'opificio, che è inserito in un contesto sociale interessante perché c'è un villaggio operaio, in un paese piccolo ma pieno di novità e di cose originali, di originalità, che è Mialiano, e in una valle bellissima che è la Valle Cervo. Quindi Amici della Lana si occupa di lana, fabbrica, paese e territorio. Facciamo visite guidate, poi siamo parte della rete museale biellese, per cui siamo aperti durante l'estate la domenica, poi facciamo passeggiate, facciamo eventi dal vivo, concerti, spettacoli e dedichiamo ampio spazio anche alla didattica per adulti e per bambini. Quindi c'è un lavoro particolare dedicato proprio alla lana e alla valorizzazione della lana, proprio perché è un elemento che è stato scartato, ora sta ritornando fortunatamente. Quindi andiamo nelle scuole con dei progetti e nel contempo le scuole vengono qua a visitare la fabbrica e a scoprire la lana e a scoprire Fuori dal Gregge, che è la nostra esposizione permanente che teniamo qua. Per cui erano moduli di più ore svolti sia in classe e poi conclusi qui in fabbrica, appunto, a giocare con il feltro o a realizzare marionette. E a scoprire, insomma, tutto quello che la lana comporta. Sicuramente per quanto riguarda le attività con le scuole, le attività didattiche, cerchiamo in primis di far capire a loro come sono vestiti, come si potrebbero vestire per vivere meglio. Innanzitutto oggi si parla di riciclare e riusare e la lana è perfetta per tutto questo, perché mentre con la plastica si rischia di andare a soffocare parte del nostro pianeta, la lana invece è una fibra nobile che può essere riutilizzata n volte per tantissimi usi differenti, per cui si fanno magari anche esperimenti per capire come la lana abbia una maggiore tenuta all'acqua piuttosto che non brucia così velocemente come una maglia, una coperta di fibra sintetica. E poi tutti i vari usi che con la lana si possono fare, perché uno pensa a una maglia, ma non pensa che magari la moquette o l'isolamento termico-acustico di alcuni edifici è proprio realizzato grazie ad alcuni tipi di lana che sarebbero invece stati scartati per altre tipologie di prodotti. E quello che cerchiamo di far capire anche ai bambini e ai ragazzi è proprio come non esiste un solo tipo di pecora, ma ci sono tantissime pecore differenti per tanti usi diversi. Il
L'Italia che cambia è una porzione d'Italia che si rende conto che bisogna smettere di correre, ma si può anche camminare. Per me l'Italia che cambia è tutta quella serie di italiani che si rende conto della storia che ha avuto e guarda al futuro consapevole di quello che è stato e di quello che può fare.